La star di oggi alla Berlinale è Sean Penn, che ha presentato qui il suo documentario Superpower, realizzato in Ucraina. L'attore e regista americano, ha detto in conferenza stampa, è riuscito a cogliere e a portare con sé la grande forza della comunità locale, impegnata semplicemente a difendere la propria terra. Amano il loro paese e si amano l'un l'altro, e questo gli dà una grande forza. C'è Sean Penn, ma ci sono anche le star europee, le star del futuro. Per l'Italia, dopo qualche anno, torna un'attrice, Benedetta Porcaroli. L'abbiamo incontrata. Diciamo, ho un gusto abbastanza strutturato, poi non so in che modo posso definirlo, però riconosco una cosa che mi piace da una cosa che non mi piace abbastanza facilmente. Su questo sono intuitiva. Quindi banalmente dipende da che cosa mi suscita una sceneggiatura, magari come dire la storia è bellissima, il personaggio pure, ma non succede niente di magico, per cui il film non, per un motivo o per un altro decido di non farlo, o il contrario, magari una storia anche molto semplice mi colpisce, non so spiegare perché è un processo talmente individuale anche che cambia tutte le volte che è molto difficile definirlo. Però sicuramente quello che mi piace e che cerco è sentire che è, dire, la persona che ha scritto il film e che decide di farlo, di dirigerlo, le persone che lavorano intorno ai progetti hanno un'urgenza in questo senso, che non è una cosa casuale. Sono una persona passionale, per cui posso lavorare solo con persone Esempio, Amanda, appassionate. Beh, Amanda leggendolo. aveva una sceneggiatura veramente brillante e questo personaggio era tratteggiato in maniera così precisa, ironica, sarcastica, aveva così tante sfumature che sarebbe stato veramente terribile non poterlo interpretare. Ci sono proprio dei film che quando li leggo decido di volerli fare subito. Ok, vado adesso.